Grandissimo piacere per me rilasciare questa prima intervista da neo presidente dell'AMCO, quindi è un saluto che va a tutti i nostri 6.000 cardiologi associati, ma in generale anche a tutti gli altri cardiologi di altre società scientifiche italiane. È un invito ovviamente a quello di una collaborazione fattiva per migliorare in generale la cardiologia italiana. Abbiamo dei dati del censimento che abbiamo fatto nel 2022 che ci dà molti spunti da cui partire per portare ad un miglioramento a 360 gradi di tutti gli aspetti della cardiologia italiana, da quella ambulatoriale a quella ospedaliera, a quella di collegamento tra ospedale e territorio, che è uno dei topic più importanti che andremo ad affrontare. L'obiettivo è soprattutto quello di migliorare la cura del paziente cardiopatico italiano e questo lo faremo cercando di implementare le conoscenze dei cardiologi italiani e di andare a testarci tutti quanti sul campo con due importanti studi osservazionali che saranno gli studi Bring Up, quindi Bring Up Prevention e Bring Up Scompenso Cardiaco, Bring Up Heart Failure. Questo per migliorare proprio la cura dei pazienti cardiologici italiani.